24 imprese, 24 storie molto diverse tra di loro, ma legate dal fil rouge fatto di fiducia, coraggio e cooperazione. Sono le 24 storie raccontate da Elio Pezzi nel libro Futuro Presente, storie di lavoro ricreato. Presentato nel Palazzo della Cooperazione di Bologna questa mattina alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, di Maurizio Gardini, Presidente Nazionale Conf Cooperative, e Francesco Milza, Presidente di Conf Cooperative Emilia Romagna. In un momento così delicato dal punto di vista della crisi, ovviamente, per il nostro paese è bello poter raccontare quelle storie che invece sono storie di successo. È un po' questa la chiave di lettura del suo libro, appunto, Futuro Presente. Non so se siano storie di successo, so che sono sicuramente storie nuove che, o partendo da qualcosa che non c'era o partendo da qualcosa che c'era ma hanno rigenerato, stanno rigenerando, sono partiti e sono soprattutto giovani, sono donne oppure sono ex dipendenti di aziende private o cooperative che hanno detto: proviamo a rimettere in gioco, a non perdere la professionalità che abbiamo acquisito, il nostro modo di lavorare, ciò in cui crediamo, e proviamo a lanciarlo. E queste storie da Riccione a Piacenza raccontano questo, insomma, e questa è la cosa bella, insomma, a meno che ha colpito anche me, oltre che sul piano professionale, anche sul piano umano. Tra le cooperative Ravennati selezionate in queste 24 belle storie di cooperative che ripartono, rinascono, ci siete anche voi, Bottega dei Servizi, una bella soddisfazione. Sì, è una soddisfazione, soprattutto perché almeno viene riconosciuto un percorso, ecco. È stata molto dura, è attualmente, diciamo, dura come tipo di attività, però è un'attività che si sta cambiando, sta evolvendo, sta cercando di seguire sempre di più i bisogni di un territorio, e quindi è anche, direi così, utile ogni tanto fermarsi, guardarsi e anche essere apprezzati, ecco, apprezzati perlomeno per la fatica che viene fatta del lavoro, ecco. Mi ha parlato di, appunto, innovazione, donne, idee nuove che vengono messe in campo, un po' questa quindi forse il futuro non solo del mondo cooperativo assolutamente, ma dell'Italia che cerca di andare avanti. Non lo so, perché non sono, come diciamo da noi in Romagna, non so, estroldemza, non sono l'astrologo di una qualunque comunità. Credo che queste persone qui hanno detto: oggi sono state interrogate, oggi, quindi oggi hanno deciso di mettersi in gioco. È una sfida, può darsi che alcune di queste fra qualche anno non ce la facciano, qualche altre si sviluppano, qualche altra cambino magari settore o attività. L'importante è che fra queste persone dimostrano una coesione, una disponibilità a lavorare insieme, a mettere insieme ciò che hanno e ciò per cui è vero. E naturalmente cominciano a guadagnare, cominciano a mantenersi, cominciano ad ampliare il proprio settore, ecco, ci sono proprio delle esperienze con pochissimi associ che però si sono rilanciate e stanno andando in questo senso, ecco, il libro lo racconta. La cosa che l'ha colpita di più, c'è una cosa che l'ha colpita di più in particolare? Potrebbero essere, direi, il fatto che viene messa al centro del processo economico, quindi imprenditoriale, la persona. Che siano tre ragazze che si mettono insieme per fare una cosa, che siano 10, l'importante è che chi lo fa davvero le condivide, ci crede. C'era una cooperativa che erano 15 dipendenti, sono stati lasciati a casa, in 5 hanno detto: ci mettiamo insieme. Beh, i 5 sono diventati cooperatori, sono già saliti a 9 e gli altri 5 sono diventati dipendenti, ma l'obiettivo qual è? Di farli diventare essi stessi soci e lavoratori come gli altri. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.